Ciao a tutti cicciuzzi e cicciuzze, benvenuti in questo nuovo gioco di non solo GDR. Oggi mi verrà fame, famissima. Giochiamo a Sushi Dice. Sushi Dice. Sushi Dice. Sushi Dice, un gioco del 2014, ideato da Henry Kermarek. Che salutiamo artista. Sempre, che ciao, ci segue. Un nome orientalissimo. Edito dalla Sit Down. E sì, qui ci siamo. Fin qui. Dai 2 ai 6 giocatori, in durata circa 20 minuti, da 7 anni in su. Ci siamo. Edito in Italia dalla Genos Game e costo intorno ai 18 euro. Bello. Beh, per tutto il campanello alla fine. Costa. Sì, sì, dai. Sì. Il campanello vale tutto. Allora. Il gioco ve lo spiegherà Nicolò, il buon Nicolò. Allora, questo è un gioco di riflessi. Male. Allora, come si svolge il gioco? Si gireranno 3 carte, che saranno i 3 piatti da riempire. A squadra di 2 dovranno tirare i dadi, cercando di fare la combinazione di simboli riportati sulle varie carte. Ok. Se nel tiro dei dadi esce questo simbolo, il teschio, e l'altro giocatore, lo sfidante, se ne accorge, deve gridare bleh! Bleh! E deve fare tirare tutti i dadi. Se gli altri giocatori che stanno aspettando, se lo notano, devono gridare taglio e fregano i dadi facendo passare all'altra coppia. Cioè ad esempio, stiamo facendo di lui. Ok. Nel tirare i dadi esce una cosa del genere. Vabbè, questo, dai, che c'è un teschio. Vabbè, no, un teschio. Okay. Allora, e lui fra se ne accorge. Lui, dicendo taglio, fa toglie i dadi che sei miei, che i suoi, e se ne passano a te e a lei. Quindi chi ha lanciato deve dire bleh, chi guarda... No, l'altro giocatore, lo sfidante, deve gridare bleh per evitare. Una volta che si è riuscito a fare la combinazione dei piatti... Ma quindi non ho capito chi fa la combinazione. No, è i due, quindi... Sì, 2 contro 2. Cioè, uno contro uno, praticamente. Okay. E però gli altri devono guardare cosa sta succedendo. Cioè, la cosa di questo gioco è che sia tu che tiri, devi stare attento agli altri dadi, ai tuoi, e gli altri devono stare attenti ai dadi. Una volta che comunque sei riuscito a completare la combinazione delle varie carte, e si prende la carta. Ok. Chi arriva prima, mi sa 5, se non ricordo male, prendiamo i mille regolamenti. Sì, la combinazione si fa dei dadi tuoi e dell'altro. No, i dadi tuoi. Ok. Ricontrolliamo le regole perché allora. Piccola ha un momento di... Sì, un piccolo... Defiance. 4 piatti. Quattro piatti. Cioè, sì, quattro primo piatti. Che riesce a completare i 4 piatti ha vinto. Tra i dadi c'è anche questo simbolo, la stella. Ingrediente che vuoi. Sì, bravo. Però comunque ci sono dei piatti che richiedono pure la stella come ingrediente. Sì. E niente, questo è quanto. Ok, poi siamo iniziati a mangiato per ultimo sushi. Iniziamo a giocare, per questione di correttezza, secondo me dovremmo giocare, per esempio, io e Francesco, tu Ah, ok, hai un cinque. Sì, così è più facile così. Anche gli altri possono vedere. Incasinato. No, sai perché? Perché giochiamo in gioco, voi due non vedete. Ok. Capito? Quindi, iniziamo io e tu, ad esempio. Io dovrò dare un po' le spalle alla camera. Aspetta, facciamo iniziare in mezzo. Sì, facciamo iniziare. Iniziate Alessandro e Francesco. Sì. Allora, non ho capito come funzionano le combinazioni. Cioè, tu tiro i dadi. Oh. Allora, adesso si gireranno 3 carte. Okay. Facciamo una prova. Giro la carta. Giro le carte, vedi, ci sono questi simboli. Tu dovete cercare, ovviamente senza farlo capire all'avversario, di fare la combinazione che c'è sulla carta. Ma si possono Sì, se tirando i dadi esce... tu poi mantieni e continui con gli altri. In modo frenetico, Klaus, vedi? Allora, cioè, una specie di poker fatto con i dadi, praticamente. Vedi, in maniera frenetica. Allora, se ad esempio, come ho detto prima, esce il teschio, tu hai dei dadi da parte, te accorgendo se ti fai tirare tutti da capo. Sì. Dicendo black. Dicendo taglio. No, taglio noi gli altri giocatori. Invece, se completa, che deve dire? Niente. Se completa, ok, ora ho capito. Si girano 3 carte. Io continuo a non capire. Il gioco è facile. Se non ho capito, sembra che non sia così. Io ho molta fame. Si vede che non A me non sordisco effetto. Aspetta. Le carte possiamo scegliere. No, dai. No, vabbè, ci sta. Può capitare che siano 3 piatti simili. Dovete scegliere in che senso?
Allora. Quale carta fare? Adesso che dobbiamo fare la... No, sì, una delle tre. Una delle tre, qua, senza, dirlo, la, senza dirlo. Tre, due, uno. No, 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 non si, non si suona all'inizio. Vabbè, allora, è tutto per dare. Taglio! Taglio, 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 taglio. Quindi come funziona? Tu adesso Giacomino o... Sì, no, cioè, ti chiamando voi in taglio, non lo so. Eh sì, aspetta, non lo chiamo dentro. Dai, vai, vai con Giacomino. Aspetta, chi lo dice prima? Hai detto prima tu. Poi Giacomo, vai Giacomo. Taglio! Taglio! E quindi? Vabbè. Non ho detto sopra loro. Taglio! Non giocheremo mai! Aspetta, aspetta Giacomino, aspetta, aspetta, aspetta. Fu così che il video durò 40 ore. Vai! Peggio della live di... Vai! Allora... Vai! No! Vai! No! Oh, sì, Stella! Ho vinto? Mi ho dimenticato il ping! Ok, adesso girano. Maledetto, maledetto! Che continuiamo sempre. Ah, dobbiamo voi. Taglio! Un cazzo! E vedi, c'è lui che dice per me. Sì, no, è bello. Taglio! Ah, maledizione! Maledizione, l'ho visto l'ultimo. Ho detto prima io! No, adesso, qua. Taglio! No. Taglio! 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 Yeah! Ma qua, io qua faccio schifo, si erano i flash proprio... Black! Taglio! Black, già detto. No, non lo devi dire tu, Alia. Eh no. Sì. No, tu sei da ricare i dati degli altri. E comunque taglio. Ma scusate, ma non è che tipo solo alla persona che gli capita il coso cambiano i dadi e non a tutti e due i giocatori? No, tutti e due. Si giochi sicuro? Ah, ecco, mi tocca a voi. Io sto facendo bene. Taglio. Taglio. Francesco. Chi? Lui. Ah, adesso prima. Mi sa che tu Francesco. Scusami. Facciamo numero uno e numero due. No, Kraus e Francesco per l'Italia. Taglio! L'hai detto... Contemporanea. No, ma l'ho detto, non è tuo, l'ho detto capito? Insieme. A vuoto. Taglio. 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 Chi l'ha detto? Taglio. Taglio. Che tagliamo? Che tagliamo? Ma secondo me cambia solo Cristiano. Taglio. E che diamine. Vai. Secondo me pure io dovremmo giocare che cambia solo la persona che lo dice. Devo ricordare di giocare. Se entrambi hanno, se entrambi hanno almeno un Black contemporaneamente, gli spettatori gridano taglio. Questo determina la fine immediata del duello. Vabbè, ok. Entrambi devono fare chiamare il taglio. Va bene. Quindi continuiamo. Continuiamo da qui. Che siete voi. Vai. Aspetta. La persona che per prima ha gridato taglio prende un set di 6 dadi e consegna l'altro set al giocatore che ha completato il minor numero di piatti. Qua siamo in caso di parità. Quindi ok. Vabbè, diciamo il ble anche per questo punto. Se uno dei duellanti nota che il suo avversario ha lanciato un simbolo ble, grida ble. Se uno dei duellanti e il suo avversario deve immediatamente rilanciare tutti i suoi dadi compresi quelli che aveva messo da parte. Lascia stare i dati sono un'altra cosa. Vabbè, formazione professionale. Sì, ecco perché ho detto, mi sembra stato che se io ce l'ho dopo così di Blaze, deve uscire un nero in Blaze. Sì, almeno uno contemporaneo. Beh, taglio! E non è uscito il nero là. Sì, è uscito il nero. Il rosso. Io che ho il Blaze a lui. No, si chiama Don Giusto. Sei stato più veloce tu. Sì. Ma che, cioè, comunque c'è un taglio. Sei stato più veloce tu. Se hai fatto il Blaze vuol dire che dovete ritirare. No, che tu no, lui sì. Ah, vabbè, ormai. Va bene. Fantastico. Black! Black, giusto. Tieni quello che ti devi tenere. Lo devi tirare, giusto? Vai, devi tirare. Oh! Mo' ha più senso. Taglio! Black! Quindi lo taglio. E non è uscito il tiro a me. Black. No, era uscito. Devi uscire il nero contemporaneo. Taglio! È uscito il contemporaneo. Ok, con chi vuoi fare tirare? Qui. Tu vuoi tirare il taglio? Yeah. Yeah. Black. Metta di tutto, tieni di quello che devi tenere. Aspetta. No. Attenzione. Taglio. No, non c'era lei. Adesso hai chiamato il Black. L'ho chiamato io. Devi, mi schermo di dati. Anche io c'è di quanti? No, sono tutti. Tu devi tirare tutti i dadi. Il taglio lo chiami se escono bene. Ok, ok. Vabbè, taglio! Vai. Taglio. Quanto non ti è riuscito? No, è venuto bene. Sì, me l'ho detto prima io. Vabbè. Lui ha chiamato il taglio subito quando è uscito il nero a lei. Tu ci hai andato. Vai.
Con chi? Lo decide lui. Con te. Ok. Lo decide lui. Ma tu sei fuori da taglio per sicurezza. Questo. Ok. Meno da 10 di più di mezzo. Bella. Ah, mannaggia. Tocca ancora a me. Ok. Siamo sempre bello. Noi. Dottor Frau. Aia, questo qui è più amaro. Taglio. Ah, vai Giacomino. Ah, perché ce l'avevo già tre, compreso la stella. Vai Giacomino. Giacomino deve scendere. Ma vabbè, continuiamo. Mi sono affezionato. Grazie. Affezionato. Li chiami tutti. Li chiami tutti. Tutti, li chiamarli tutti. Bleh. Stefano tirava, vedi. Bleh. Oh. Ah, vai. Te fre. Bleh. Che odio. Allora ti hai tirato. Mi sta venendo male in testa. Bleh. Abbiamo uno spammer. Bleh! Oh, che odio. Non bello che non ci sono, non c'è un taglio in giro. Non siamo, non sono cenitali. Io prendo la stelletta. Ok. Dai, rischia, si dai. Bleh! Fanculo. Rischia, bleh! No, ho preso il pezzozzo. Beh, oh, taglio! Vabbè. Siamo arrivati al taglio. Che spagnolo non mi sto. Mi sto stancando! Bleh! Tirateli assieme! Ma come si dice? Tirateli assieme, ragazzi! Se no. Lo dovessi tagliare l'acqua, se ho fatto un gestato. Bleh! Questa è stella! Ci sta! E dai! Sta. Ma dai! Ma è. Dai, taglio! No, no che vai! Senso? Continua, non fare il tuo taglio. No, guarda, se non c'è. Che diavolo! Che. Ma dobbiamo giocare anche noi. E non c'è nessuno te! Beh, ma uno non solo. Un taglio! Ne sei uscito un teschio solo, altro. Esatto! Non è. Giacomo, ma preciso, puoi decidere di dire Bleh. Allora. Bleh? Tu tipo un consiglio per avere questo problema. Bleh! Oh, ma che odio! Non giocherete mai più! Bleh! Oh! Ma come è questa? È impossibile, cioè, mi devi spiegare come fai il pilare un dato sopra l'altro. Non ci sono riuscito. Taglio, no! No! No. Bleh! Troppo in pre-fire, okay, oh, mamma! Tutte stelle possono uscire, vinco i soldi, vinco le sono tutte stelle! No, diventi invincibile! Bleh! Taglio! Taglio, oh. Madonna santa, finalmente! Madonna santa! L'ha visto, devi scegliere! Oh. Gesù buono! Oh. Oh. Non entrava! Ho perso 10 anni di vita! No, ma va bene ancora! Pure io ho speso quello che ho due volte se li stella. Ti fissi su qualcosa, andiamo? Sì. Bello, mi tira tutto. Tanto per capire. Che cazzo è stato? Che devo fare? Panico! Bleh! Fa male questo! Fa male! Che pensa, ragiona! Metti la cera, togli la cera! Mamma mia! Bravo, sei inarrestabile! Sei inarrestabile! Unstoppable! Provate a tirare in conto! Aspetta! Lei riesco a vedere! In contemporanea, ragazzi, però non ci l'ha mai. Taglio! Mannaggia, fra. Ok. Giacomino! Vediamo! Bleh!
Bleh! Ti guarda spaventato! Ah, no, io! Vado prima io! È lui, cavolo! Ponky? Quello che non ho ancora giocato. Cavolo! Oh, a me non ci do il podcast! Aspettate un attimo di panico! 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 Cioè, ci posso, dovrebbero mettere le carte panico qua! Taglio! No, non ci vuoi! Va bene! No! Insieme. L'avevi già fatto prima con la stella. Cosa? Sì, era uscita la stella? Sì. Ma io ora la guardo, di troppo c'è Focus. 3, 4 ricci. Però si sta restabile. Godlike! Che taglio, no, bleh! Vabbè, no! Taglio! Tanto bella, la chiamata. No. Vai, ecco qui, qua. Ecco Alessandro che l'ha giocato. Quanti ne hai? Si, dai, Alessandro. Vai, vai, vai. Che non sta giocando. Vieni, vieni. Quel gioco non te la stai cavando molto bene. Ah, servono tutti 10. Yes, no. Achievement, most valuable player. Che cosa? Che cosa? Qua ci vorrebbe la musica. Stiamo piano. Qua ci vorrebbe la musica. Spruita da thriller proprio. Stella, esci. Mannaggia pelo. Dai pelo. Bleh! Mooooo! Oh, questo è amaro! Dai! Bleh! No, è uscito! Mamma mia! Schiavo. Taglio! E taglio! Contro chi? Cavolo! Vai! Ma non usciva, maledetto Pelon! Pelon! Ah, ok. Pelon! Ma se parli da sempre in contemporanea, raga. Che? Cosa bisogna avere? Allora, ops, qui c'è l'altro. Attimo solo. Magari tira. Manca. Cos'è che manca? Ok, in contemporanea. Ling. Ling. Adesso tutti verdi. Oh. Oh. Ok. Black! Questa è una cosa cattiva, bro. Tirate in contemporanea. Mamma mia! Vince! GG! Monster easy! Voglio zio! Io l'ho detto che sono. Poi io ne ho presi due a rush, bro! Io l'ho detto che questo gioco dovevo ero più scarso. Questo gioco è stato abbastanza veloce. Iniziamo dalle opinioni, stavolta. Mi è venuto in mal di testa, no, sì, quando abbiamo iniziato a tirare dadi senza logica. Allora, iniziamo. Due opinioni del gioco. Bello, bello, simpatico. Non è un cocktail game. No. Perché i cocktail vorrebbero tanto. Sì, sushi game. È un sushi game. È un bellissimo sushi game. È divertente, molto simpatico, non ha grandi pretese. È carino da giocare insieme. Costa un pochino di più di quello che mi aspettavo, insomma. Beh, però dai, tutto il campanello, questo qui il campanello vale tutto. Ci sta. Faust? Guarda, molto simpatico, alla fine, nonostante sia fesso, dico, semplice come gioco, alla fine c'è cioè, un livello di focus così tremendo. Cioè, molto spesso magari dadi che mi servivano, prese lui rilanciati per la fretta. Cioè, devi riuscire a perdere il bilancio. Devi riuscire a mantenere il bilancio tra concentrazione e velocità, quella è la cosa figa. Ah, ci sono passati i dadi. Bello, concordo con Giacomo. Peccato, prezzo, il prezzo è tantinello, però diciamo è fattibile. E l'unica cosa è la regola sul rilancio compulsivo dei dadi. Bisogna regolamentare. Bisognerebbe un attimino regolamentare questa cosa, però per il resto è bello, frenetico, adrenalina in corpo. Aspetta, fammi tirare più i dadi. No, vabbè, è un gioco carino.
diventato isterico. Dai, è un bel gioco da fiera questo, direi, perché mezza alla fiera, nonostante ci sia casino, questo qua si gira mezza sala, diciamo. Con le regole che sapevo io, è un po' meno divertente, ma adesso c'è molto più più casinista e divertente. Prego. Passi i dadi. Ce li ha già. Ah, beh, allora. Vai, Ale. Ti tiri i dadi? No, io con i giochi di velocità proprio non ci so fare. Io sto a zero, ho chiuso a zero. Poi col fatto che molte volte i giocatori non esce il teschio, quindi non si riesce a fare il taglio. Sì. Quindi molte volte gli altri giocatori poi viene la compagna ad aspettare che escono entrambi il teschio, e quindi io soprattutto io mi sono distratta alcune volte. Allora, spiegazione tecnica. Allora, come è un filler, appunto, quindi un gioco abbastanza veloce, non mi tocchi le spalle. È abbastanza veloce, diciamo, come tipica, proprio pochissima. Due dadi, carte e il ding ding. Per la quantità di quello che offre, appunto, il prezzo è un tantino alto. Ci sono molti giochi che a qualità di prezzo offrono qualcosa di più. Frenetico, molto frenetico, da mal di testa. Bello da giocare soprattutto durante le fiere, quando gli amici ci stanno giocando, tipo ci giochiamo un gelato, una birra, una cosa del genere. Un sushi. Di fare una serata a voi che potete. Soprattutto, secondo me è anche adatto ai bambini, appunto, come dice, 7 anni in su. Ma i bambini anche già a 6 anni possono già giocare. Oddio, per me è un inferno immaginare fuori i bambini, forse. Oh, mamma mia! Urla. Immagini i bambini. Cioè, se vendono le cuffie insonorizzate, incorporate, allora sì. No, purtroppo no. Allora è un problema con i bambini. Vabbè, questa è la mia opinione. Beh, direi che va bene così, Cicciuzzi. Anche siamo sfamati. Ma questo notando che non su tutti qua i dadi c'è la stella. Qualcuno mi sta il testo. Su qua se ne è accorto solo adesso. Sì, ma il gioco è il mio, si è accorto solo adesso. Vabbè, siamo sfamati, susciati. Sono stordito anche abbastanza. E tagliato. Il campanello poi è stordito. Abbastanza. In camera esatta. Lo bello che va bene, attenzione. Ci vediamo alla prossima, Cicciuzzi, susciate fortissimo. Ciao! Ding.